Tutto pronto per il Summer Carnival, 10 comuni coinvolti, un grande evento che culminerà con la sfilata del 23 luglio, ma prima di questo le feste aspettando il Summer Carnival che ci porteranno a visitare e a conoscere tutti i partecipanti, quindi attraverso le feste nei vari comuni coinvolti. Sì, abbiamo già iniziato con Ischia l'altra, diciamo, sabato scorso, un grandissimo successo, c'erano oltre 200 moto, quindi è un evento molto carino per quanto riguarda il comune di Ischia. Abbiamo adesso giorno 2 Gasperina, il 9 Sant'Andrea, il 10 San Vito, il 16 Staletti e il 17 Marino, quindi questo tour con tutti questi comuni, aspettando appunto il carnevale che poi culminerà con la grandissima sfilata del giorno 23. È un evento straordinario, un evento unico nel suo genere. Riuscire per la prima volta a fare rete con 10 comuni è una cosa straordinaria. Oltre alla festa del 23 luglio ci sarà comunque un village durante tutta la settimana che precede il 23, dove i vari comuni presenteranno i propri prodotti. Sì, in piazza Amerigo Vespucci a Soverato una settimana prima saranno allestite dei gazebo dove ogni comune avrà il suo spazio per promuovere principalmente il suo territorio, quindi sarà una grande vetrina proprio per questi piccoli comuni per far conoscere le bellezze del territorio. I comuni sono al lavoro ormai per l'allestimento dei carri, il tema scelto per questo Summer Carnival è il mare. Sì, il mare anche perché voglio dire, penso ci andiamo a fagiolo come si dice. Sì, stanno lavorando tutti, c'è veramente uno sano spirito competitivo e saranno dei grandi carri perché le misure sono abbastanza importanti, perché devono essere almeno 4 metri di altezza e 8 metri di lunghezza, quindi veramente vedremo dei carri straordinari e anche il contorno dei carri sarà altrettanto straordinario. I comuni sono 10, partecipano le amministrazioni, coadiuvate dalle varie associazioni che fanno parte appunto dei diversi comuni coinvolti. Sì, e questa è la cosa straordinaria. Quindi accanto all'associazione per la prima volta abbiamo i comuni che partecipano, quindi un tutt'uno, associazioni e comuni.